Quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo Spirito del Signore, Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia e miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme, il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. Pace a voi. Ci stiamo inoltrando nel cammino dell'avvento e lo facciamo ascoltando la parola e soprattutto facendo in modo che questa parola nel risuonare nel cuore crea anche comunione fraterna. Sì, perché uno degli effetti della parola non è soltanto la risonanza interiore, ma è anche la risonanza fraterna. Ascoltare insieme la parola nella liturgia, ascoltare insieme la parola nel tempo forte dell'Avvento, è una spinta, una sollecitazione a camminare da fratelli. Vogliamo dire la parola che sta a cuore in questo periodo alla Chiesa? È un camminare sinodale, ma una sinodalità che deriva da questa parola che risonando nel cuore di ciascuno ci porta alla scoperta del fratello e della sorella che sono accanto a noi una risonanza interiore per una comunione fraterna. La chiesa è assemblea convocata convocata dalla parola. Per cui non possiamo stare insieme come membra vive della chiesa se non è la parola a raccoglierci, se non è la parola a risuonare nel cuore di ciascuno. E se non è la parola, in qualche modo a essere sulle labbra di ciascuno di noi. Giovanni Battista ha avuto un posto unico in questo percorso verso il Signore e in questo saper portare anche i Suoi discepoli e le folle verso il Signore che viene. E nel Vangelo di questa domenica, ecco, Giovanni indirizza verso il Signore i discepoli e le folle dicendo che Egli, cioè colui che viene, il Messia, vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Giovanni può avere una parola forte, una parola minacciosa per spingere alla conversione, ma la minaccia senza l'azione dello Spirito, ecco, Crea disagio nel cuore, spinge alla riflessione, ma non dà la forza della conversione. Razza di vipere, la scure è posta alla radice dell'albero. Sì, parole forti, ma non bastano alla conversione. E Giovanni lo sa, ma le dice perché deve indirizzare i cuori. A passare dal disagio del peccato alla frustrazione della colpa, alla conversione nella potenza dello Spirito Santo. E chi è colui che viene? Perché è colui che viene battezza in Spirito Santo e fuoco, e ce lo dice in qualche modo già Isaia, nel, nella prima lettura che abbiamo ascoltato: un germoglio spunterà dal tronco di esse. C'è un percorso di storia della salvezza. Giovanni è nell'ultimo tratto. Giovanni è il precursore dell'ultimo tratto di questo percorso, ma questo percorso è iniziato molto lontano. E questo percorso riporta a esse e alla sua casa. E sul tronco di esse, cioè nella discendenza di Davide, figlio di esse, che spunterà il virgulto. Spunterà dal tronco perché il tronco non ha mai perso le sue radici. Questo è importante. La casa di Giuda, il popolo eletto, anche nei momenti più tristi, ha sempre affondato le sue radici nella promessa di Dio. Per cui questo virgulto germoglierà dal tronco, perché questo tronco ha le radici. Le radici nella promessa di Dio, nella promessa di giustizia e di salvezza che Dio ha fatto. Ora, questo virgulto, che già di per sé è segno, è simbolo di una vita nascente, di una vita che porta in sé tutte le qualità per poter fiorire, crescere, fruttificare, su questo virgulto. Si poserà lo Spirito del Signore. Ecco allora colui che viene a battezzare in Spirito Santo e Fuoco è colui sul quale scende e riempie lo Spirito Santo, lo Spirito con i suoi doni, questi doni che in qualche modo si manifesteranno nella pienezza in tutta l'attività del Messia. Sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza, conoscenza e timore del Signore. Sono i doni che ancora noi oggi sentiamo di ricevere dallo Spirito che da Gesù passa a noi, che Gesù risorto ha dato a noi al compimento della sua missione. Egli viene nella potenza dello Spirito Santo, ma viene non per essere scure alla radice dell'albero o a minacciare un veleno di morte, ma viene a giudicare, non secondo le apparenze, ma viene a giudicare portando la giustizia e decisioni eque per i miseri e gli umili della terra. Perciò Gesù pieno di Spirito Santo inizierà le sue beatitudini dicendo Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. In qualche modo la parola minacciosa di Giovanni serve ad abbassare l'orgoglio, ma l'uomo nella sua miseria e nella sua umiltà non può cadere nella frustrazione. E' quello che lo spirito del Messia opera, quella giustizia interiore, quella equità tra gli uomini che gli uomini da soli non potrebbero darsi. L'uomo da solo non si può dare una giustizia interiore, l'uomo da solo non riesce a stabilire una equità sociale e fraterna. Come Giovanni. Anche lui avrà una parola che percuote, percuoterà il violento con la virga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra. Certo, anche lui avrà questa potenza, ma questa potenza è una potenza che non distrugge, ma è una potenza che fa germogliare ed edifica. Edifica la società messianica. E si edifica la comunità in cui, rimanendo se stessi, si perde l'istinto della cattiveria, si, pente, si perde la propensione ad essere cattivi. E allora l'equità sociale nasce da una giustizia interiore. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello. Il lupo deve perdere la sua aggressività istintuale, l'agnello deve perdere la sua paura esistenziale. E così continua. In questo mettere insieme gli opposti in cui ognuno deve perdere quello che lo trattiene dallo stare con il fratello. Lo stare insieme agli altri ha due pericoli, l'aggressività e la paura. L'aggressività è pericolosa perché ti porta a fare del male al fratello, la paura ti rinchiude in te stesso e non ti fa avvicinare verso nessuno. Ecco, voglio dire così: questa società messianica pacificata in cui ognuno deve perdere ciò che lo trattiene dal rapporto col, con l'altro, facendo ovviamente le proporzioni di gravità sicuramente. Ma ognuno deve perdere qualcosa per poter. ...stare insieme all'altro e fare in modo che chi cresce non crescerà più né nell'aggressività né nella paura. E l'immagine che non si cresce più né nell'aggressività nell né, nella, né nella paura è data da questa espressione meravigliosa. I loro piccoli, della mucca e dell'orsa, si sdraieranno insieme. E questa è l'immagine... Di una società che nasce senza questi due grandi nemici della fraternità, aggressività e paura. E quasi a completare questa immagine, che non c'è più né aggressività né paura, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera e il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Ecco, il bambino di per sé. Non conosce ancora la paura, non conosce il rischio, non conosce il pericolo, anche perché è l'immagine del bambino che è libero dalla paura, ma dall'altra parte però c'è l'immagine del male, del veleno, del veleno che può distruggere la vita. Finalmente l'uomo senza paura è un mondo senza veleno. E questa è la pace messianica. E questa è la pace che siamo chiamati a costruire, una pace in cui non c'è paura perché non c'è il veleno.